lamenti se non fai nulla, ti accontenti. Edizione straordinaria, ancora una volta gli dei sono discesi sulla terra. Edizione straordinaria, i misteri di Caligola alla portata di tutte le borse. Caligola senza segreti, i retroscena, gli intrighi, le intimità e le lacrime. Avvicinatevi, avvicinatevi, tutte le verità sul nostro idolo. 90 pagine a colori, 90 articoli dedicati alla nostra guida. 90 come la paura. In esclusiva nell'inserto centrale troverete la gigantografia dell'ultimo ritratto Caligola e Drusilla. Immagine scattata 43 giorni prima dalla sua morte. 43, come il morto che parla. Buongiorno. Buongiorno a lei. Vorrei una copia della Repubblica. Mi spiace, la Repubblica non esiste più. Ma come? Adesso c'è la dittatura. La dittatura? Sì, il nuovo quotidiano del nostro leader, Caligola. Vabbè, avete il giorno. Mi spiace, il giorno non esiste più. Adesso abbiamo il crepuscolo. L'avvenire? Niente avvenire, solo l'apocalisse. L'unità? Niente unità. Solo divisione o sottrazione. Avete la nazione? Abbiamo l'anarchia. Il fatto quotidiano? Il misfatto quotidiano. TV, sorrisi e canzoni? TV, lacrime e torture. L'espresso? L'oppresso. Avete almeno il messaggero veneto? Quello sì, ce l'abbiamo. Grazie. Grazie, ne vorrei una copia. Ecco a lei. Fresco di stampa. Dimenticavo. E questo cos'è? L'inserto? Scusate, ma questo mi sembra un giornale. Ci sono solo necrologi. E si stupisce pure. Sono tutte le persone mandate a morte dal nostro duce, dalla nostra guida, dal nostro leader Caligola. Edizione straordinaria, Caligola fulmina un soldato con lo sguardo. Notizia dell'ultima ora, Caligola ammazza il tempo. Defunti, tutti defunti, tutti mandati a morte da Caligola. No, un momento. Questi due sono stati uccisi da Cherea. Flashback! Comodi, comodi, comodi. Tu, con la faccia da sveglio, sai dirmi perché siamo qui? Ma per la questione di Caligola? Non mi sembra di averti fatto nessuna domanda del cazzo, se non sbaglio. Stavi dicendo? Siete qui perché abbiamo provato ad uccidere Caligola al posto tuo. Al posto mio, dici, eh? Eh sì. E ne siamo contenti? Vatinius, ne siamo contenti? No, non ne siamo. Cerchiamo di restare calmi, ok? Noi siamo dalla tua parte. Dalla mia parte? Ma che premurosi. Vogliamo solo che tu sappia che l'abbiamo fatto con le migliori intenzioni. Cazzo! 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 Oh, ti ho interrotto! Mi dispiace. Stavi parlando a proposito delle migliori intenzioni, sì. Interessante, ma non mi hai convinto. Piuttosto, dimmi un po'. Io
che aspetto? Cosa? Ma dove cazzo vieni? Cosa? Cosa? Un luogo che non ho mai sentito nominare! Cosa? Dì un'altra volta cosa! Dì un'altra maledettissima volta cosa! Ok, ok! Hai la barba? Vai avanti! Indossi dei Ray-Ban! E per caso io ho l'aspetto di un rubattetassinà? Cosa? Per caso io ho l'aspetto di un lussustatta? No! E allora perché hai cercato di fregarmi come un macatisso? Non l'ho fatto! Oh sì, tu l'hai fatto, Bardus. Tu l'hai fatto. La leggi la Bibbia, Bardus? Sì. Allora ascolta questo passo che conosco a memoria. Ezechiele 25:17. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dell'iniquità. Scusate, ma se uno volesse informarsi veramente, se uno volesse leggere, che ne so, del cambio climatico, di economia o di politica internazionale, se uno volesse un'opinione libera e imparziale, se uno volesse sapere le verità sulle stragi del Bataclan, sui patti Stato-mafia o sugli attentati a Parigi e Bruxelles, dove deve andare per chiedere le informazioni? Se vuoi, puoi chiedere a me. Oh Cristo santo! Quasi! Ci sei andata molto vicina, Mario. Ricordati, io sono Dio. Fate entrare i fedeli. Entrino i fedeli. Avanti, andiamo. Caligola ha chiamato. Avanti, seguiamo. Caligola ha contestato. La mia paura va adorata. Così la vostra vita e sorelle, siamo qui riuniti per celebrare il culto della Dea Paura, la nuova religione di Stato introdotta dal nostro Messia Caligola. Preghiamo. Dea dei dolori e dei lamenti. Dea dei dolori e dei lamenti. No, così non va. Luci in sala, per cortesia. Ho detto luci in sala, per cortesia. Io non mi calmo. Mio caro pubblico, ho fatto scrivere la preghiera, l'ho fatta stampare e l'ho fatta distribuire in tutta la sala. Suppongo che tutti voi sappiate leggere, giusto? Ebbene, vi pregherei di ripetere insieme a me la preghiera, ok? Avete capito? Tu. Sì, tu in seconda fila. Hai capito, vero? Quindi, cosa devi fare? Bravissimo, dai! Tutti insieme, forza, da capo! Dea dei dolori e dei lamenti. Dea dei dolori e dei lamenti. Tu che sei risata e rimpianto. Distruggi le nostre vite. Distruggi le nostre vite. Ricolmaci dei tuoi orrendi doni. Ricolmaci dei tuoi orrendi doni.
Saziaci della tua crudeltà. Saziaci della tua crudeltà. Inebriaci con la tua ambiguità. Inebriaci con la tua ambiguità. Soffocaci della tua oscurità. Soffocaci della tua oscurità. Rendiamo grazie alla paura. Rendiamo grazie alla paura. Tu hai bestemmiato, Caligola. Ho bestemmiato. E che cosa significa? Dopo aver insanguinato la terra, hai sporcato anche il cielo. Attenta, ragazza mia. C'è gente che muore per aver detto molto meno. Io ho deciso di dire tutta la verità, Caligola. Questa è idolatria. Tu hai creato il culto della paura. La paura dà un senso alla vita delle persone. Senza paura sarebbero persi. Dunque, Scipione, tu credi in Dio? No. Allora non capisco. Perché ce l'hai tanto con le persone che bestemmiano? Si può non credere in qualcosa senza insudiciarla o negare agli altri il diritto di crederci. Ma questa è tolleranza, vera e propria tolleranza. Caro Scipione, sono davvero contento per te. Ed anche invidioso, sai? Perché si tratta dell'unico sentimento che forse non proverò mai. E tu, Caligola, ci credi in Dio? Che cos'ha Dio che io non ho? Ecco dov'è la bestemmia. Attenta a come parli. Ho semplicemente capito che c'è un solo modo per eguagliare Dio: essere crudele come lui. Ed ecco dov'è la bestemmia. No, Scipione, è arte drammatica. Vedi, io credo nel teatro. Io recito la tragedia celeste e divento Dio. Caligola, un giorno si leveranno attorno a te legioni di uomini e donne che affogheranno nel sangue la tua divinità e Scipione! Lasciala andare. Cesonia. Che c'è? Voglio la luna. La luna? Per farne che? È qualcosa che non ho. Bene, cercherò di procurarmela. Farò il possibile. No, Cesonia. Tu farai pure l'impossibile per portarmi la luna! Voglio la luna. Voglio il panettone senza i canditi. Voglio poter mangiare qualsiasi schifezza senza ingrassare. Voglio che le sigarette non facciano male. Voglio parlare con un unicorno. Voglio reincarnarmi in un maiale. Voglio far quadrare il cerchio. Voglio bere la Via Lattea. Voglio camminare sull'acqua. Voglio nuotare nel sole. Voglio conoscermi dall'esterno. Voglio l'immortalità. Voglio che Drusilla torni in vita. Io voglio la luna. Avevi deciso di essere logico, idiota. Se qualcuno ti portasse la luna, ding, tutto sarebbe diverso. L'impossibile diventerebbe possibile e qualsiasi cosa cambierebbe, così, d'un colpo. E perché poi Cesonia non dovrebbe portarti la luna? La pescherà sul fondo del mare e la avvolgerà in una rete luccicante come un pesce pallido e gonfio. Perché no, Caligola? Chi può dirlo? Su, via, ascolta il tuo unicorno. Non disperare. C'è sempre meno gente intorno a te.
troppi morti. Resterai solo. Anche se ti portassero la luna, non potrai più tornare indietro. Anche se i morti ricominciassero a fremere sotto la carezza del sole, non per questo i tuoi delitti scomparirebbero. La logica, il potere fino in fondo, l'abbandono fino in fondo. Non esiste potere senza incontrollata sottomissione al proprio destino. La luna non fa per te. Tu meriti di più. Tu meriti la morte. Alzo da terra e mi guardo allo specchio. Chi è questo matto che mi fissa? Mi guardo allo specchio e vedo un uomo morto. La mia mente è vuota, non ho più desideri, non ho più ricordi. Che cosa stai facendo, Caligola? Dov'è la ferita che ci univa? Dov'è il sangue che ci univa? Io sono morto. Sento la tua voce e tu sei morta. Tu senti la mia voce perché sei pazzo. Apro il rubinetto, riempio il lavandino, immergo la faccia, sento il fresco dell'acqua. No, io non sono pazzo, io sono ferito. Giusto, tu parli ai morti e agli unicorni, ma non sei pazzo. Forza, alzati, lavati la faccia e preparati a combattere. Cherea si sta avvicinando. Aspetterò la morte qua. Aspetterò Cherea qua. Sì, lo aspetterò qua. Forse dovrei farmi la barba o mettermi il vestito delle grandi occasioni. Forse dovrei riordinare la stanza. Non restare immobile. Fa qualcosa. Farò il morto. Non fare lo scemo. Se non vuoi combattere, nasconditi da qualche parte. Caligola, Cherea è già sulle scale. Ehi, Cherea, sai cosa mettono sulle patatine a Trieste al posto della maionese? Che cosa? Il creme. Che schifo! Io l'ho visto fare, amico. Lo grattugiano sopra e dopo le ricoprono con quella robaccia. Piuttosto, dovremmo avere dei fucili per cose di questo genere. Quanti saranno? No, non lo so, 3 o 4. Compreso Caligola? Penso di sì. Allora significa che potremmo arrivare a 5.
Sì, è plausibile. Dovremmo avere dei fucili, cazzo. Cherea, cammina nei corridoi del palazzo. Ah, il coltello in mano. Ti basterebbe chiamare le tue guardie per fermarli. Sì, sì. Chiamerò le guardie, ma ordinerò loro di andarsene. Voglio restare solo ad aspettare. Le guardie si allontanano e sento la voce dei miei carnefici che si avvicina. E per me è una dolce melodia. Prendetevi la giornata libera, godetevi il sole, ritornate dalle vostre famiglie. Oppure dormite all'ombra di un albero, sognando un mondo migliore. Una volta ero in un corridoio stretto, come questo. A un certo punto spunta una guardia. Mi scarica tutto il suo caricatore addosso. Ma su di me neanche un colpo. C'eravamo solo io e lui. Che culo! Questo non è culo! Questo è il disegno divino! Da quel giorno ho aperto gli occhi! Cristo santo! Non bestemmiare! Per Dio! Ehi! Ti ho detto di non bestemmiare! Ehi, mi vuoi dire cosa ti sta succedendo? Stai andando fuori di testa? No. Sto solo pensando a come uccidere Caligola in questo momento. Cherea, è fuori dalla tua stanza. Avvicina l'orecchio alla porta. Sta per entrare. Si avvicina alla porta. Tra poco entrerà. E chi aspetta a entrare? Perché indugia? Teme che ci siano le guardie qui con te. Pensa che ci siano le guardie qui con me. Meglio. Se pensa che ci siano le guardie, colpirà più forte. Tu odi fino a questo punto la vita. Odio la vita. E la vita odia me. No, non sono io ad odiare. È la vita che odia me. La vita non sa far altro che odiare. Cherea è entrato nella stanza. Si muove nella stanza. Lo percepisco. Puzza di patatine fritte. Queste potrebbero essere le tue ultime parole. La morte sarà un punto che chiude una frase senza senso. Patatine fritte e maionese! Cherea, alza il pugnale! Il mio regno per una frase senza senso! Patatine fritte e maionese! Che fa? Perché non mi uccide? Il mio regno per una vita senza senso! Voglio la luna! Colpisce! Voglio il panettone senza canditi! Sferra il suo colpo! Voglio bere la Via Latte. Colpisci. Voglio nuotare nel sole. Colpisci. Voglio vivere per sempre. Ti uccide. Io volevo solo amarti per sempre. Proprio così, ragazzi! L'ho ucciso! Con queste mie mani! Con questo coltello! Purtroppo ho colpito per sbaglio Vatinius! Sto morendo! Sto morendo! Vatinius! Calmati, ragazzo! Sta tirando le cuoia! Dammi la mano! Sono pieno di sangue! Perché non sarà morto subito? Ti prometto che non morirai! Vatinius! Eri
peccato che tu non possa assistere a questa giornata di festa. Perché da oggi tutto sarà diverso. Tranquilli, lasciate parlare me. Lo sapete che sono un mediatore culturale. Che dea, che bello vederti. Noi ti stavamo cercando. Lo vedo. Mai una gioia. Cosa? Volevo dire, noi eravamo preoccupati per te. Ma che carino. E con che diritto? Questa è senz'altro una bellissima domanda che merita un'altrettanto bella risposta. Sai che ormai da anni ci sono i problemi durante il tesoro. Il tesoro? Ma certo. È di importanza capitale. Il tesoro. Molto importante il tesoro. Bene. Allora ascoltatemi tutti. Ho un piano.